Perego. Quattro ciocchi. Rossi. Santoiemma. Senesi. Simi. Tagliabue. Todaro. Tucci. Uguccioni. Viganò. Ventisette presenti, la seduta è valida. Buonasera a tutti, prima di dare la parola, allora non ci sono cittadini iscritti a parlare. Prima di dare la parola al consigliere Vina, do alcune comunicazioni relative a quattro argomenti. La prima riguarda il quartiere Comasini, in particolare Piazza Gasparri. La seconda riguarda sempre il quartiere Comasina, relativamente al contrasto alla sosta irregolare. La terza riguarda invece la questione di uno spazio per fare attività aggregativa, sociale e culturale per gli anziani nel quartiere Isola. E l'ultima riguarda invece la questione dei CAM in zona 9. Ve la sintetizzo, poi domani vi manderò la via mail in modo tale che possiate eventualmente leggerla con più attenzione. Per quanto riguarda la problematica relativa a Piazza Gasparri, per cui diciamo, alcuni consiglieri magari sono più interessati alla questione perché se ne sono occupati in precedenza, comunico che i lavori inizieranno entro la fine del mese di febbraio 2014, verrà ripristinata, verrà sistemata, verrà adeguato l'impianto fognario che al momento, diciamo così, vede un tubo a cielo aperto. Inizieranno appunto questi lavori, verranno effettuati da MM, lavori che vengono appunto effettuati da MM e da Comune di Milano, in quanto che la piazza nel 2008 è stata acquisita attraverso permuta dal Comune di Milano, quindi è stata permutata ed è stata trasferita da ALER a Comune di Milano. Peccato che in quel momento, quindi nel 2008, non sono state fatte le verifiche necessarie per vedere se l'impianto fognario fosse a norma, e quindi, diciamo così, il Comune di Milano ha preso in carico una struttura, quindi una piazza le cui foglie insomma non erano a norma, e adesso occorrerà quindi risistemarle. Al termine dei lavori, che dureranno presumibilmente fino a maggio, verrà risistemata anche la piazza, verrà risistemato un po' con l'arredo urbano. La spesa complessiva per quanto riguarda il rifacimento della fognatura è di circa 260.000 euro. L'altra problematica molto importante che si è acuita con, diciamo così, con l'arrivo della stazione della metropolitana in Comasina, come sappiamo tutti noi, è la questione dei parcheggi. Domani vi manderò il numero delle sanzioni che sono state fatte per cercare di, dalla polizia locale, per cercare di contrastare appunto la sosta irregolare che crea notevoli disagi ai residenti del quartiere. L'altra notizia riguarda invece il quartiere Isola. L'assessorato al demanio ha individuato uno spazio di circa 28 metri quadri fronte strada in via Pepe 38 e ora bisognerà valutare come diciamo individuare la modalità di assegnazione. Sappiamo che all'interno di quel quartiere, così come peraltro in altri quartieri, c'è una forte richiesta di spazi per l'aggregazione per le persone anziane.
Questo è uno spazio che si è reso disponibile, ora bisogna comprendere le modalità per assegnarli, assegnare questo spazio. L'ultima informazione riguarda la questione, le pulizie dei CAM della zona 9, beh, non solo della zona 9 ma in generale di tutte le zone, ovviamente noi affrontiamo quella che riguarda la nostra zona. I CAM e CAG sono chiusi perché l'appalto di pulizia è terminato a dicembre. Auspichiamo che diciamo, la riapertura si possa effettuare nel mese di febbraio. Nel frattempo appunto gli uffici stanno predisponendo tutti quegli atti per comprendere chi potrà appunto procedere con le pulizie in questi nostri spazi. Va da sé che evidentemente senza aver garantita le pulizie gli spazi non possono essere purtroppo non possono essere aperti. Questa sarà una comunicazione che vi invierò nella giornata di domani, in modo tale che possiate leggerle con tranquillità. Consigliere Pina. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Due segnalazioni. La prima, stanno provvedendo in questi giorni in molte aree verdi della nostra zona a potare le piante, operazione che è necessario fare d'inverno, insomma, quando la pianta diciamo dorme. E quindi ben venga, perché gli anni scorsi è saltata qualche potatura e quindi le piante rischiavano veramente con tanto vento di cadere, cosa che è successa in alcune aree della nostra zona. Il lavoro dal punto di vista della potatura, per quel che ne capisco io, mi sembra che venga fatto bene, l'aria viene messa sotto protezione durante le attività, poi viene pulita bene e quindi non ci sarebbe nulla da dire, se non che per potare le piante più alte utilizzano quelle grosse scale, quelle piattaforme montate su tir che salgono sui marciapiedi per raggiungere poi le aree verdi e procedere con la potatura. Durante la salita di questi mezzi pesanti sui marciapiedi ho notato che si rovinano i marciapiedi, in particolare quelle parti di marciapiedi in prossimità del tombino con lo scolo della fogna. Io ho potuto vedere solo quello davanti a casa mia e quindi poi mi riservo nei prossimi giorni, se il tempo è un po' clemente, di fare un giro delle altre aree del mio quartiere, del quartiere dove abito, per vedere se la situazione si è verificata anche in altre parti. Cosa succede? Quando il mezzo sale, ma soprattutto quando scende, se passa proprio in prossimità del tombino, si sfonda. Cioè, davanti a casa mia c'è il cordolo in marmo che ha ceduto e il tombino si è piegato. Questo è molto rischioso, perché se c'è veramente cedimento finale, lì si apre una voragine. Quindi io mi riservo, come ho detto prima, di fare un giro nel quartiere e verificare se ci sono stati altri casi come questo. Segnalo questo al Presidente Motta in modo tale che quando gli fornirò un elenco dei punti, a mio avviso, da far controllare, si possa poi procedere alla messa in sicurezza, al ripristino di questi danni provocati, avendo magari l'accortezza di segnalare appunto alla ditta che mi pare nella zona che ho operato davanti a casa mia, la Riva Giardini, di prestare attenzione quando sale sul marciapiede, cercando di utilizzare quegli strumenti che possono far salire il tir senza puntare direttamente sul marciapiede, perché sennò poi i danni li pagano gli altri settori del comune, ovvero i cittadini. La seconda questione è che finalmente
Nell'ultima settimana hanno fatto i lavori di risistemazione dell'incrocio testi ponale che da tanti anni andavamo chiedendo come consiglio di zona. Un primo tentativo era stato fatto, ma a mio avviso miseramente fallito, perché invece di migliorare la situazione l'aveva peggiorata, perché poi di fatto il collo di bottiglia era stato avvicinato all'incrocio, rendendolo ancora più pericoloso, se fosse possibile, di quello che era precedentemente all'intervento. Dopo segnalazioni che il lavoro fatto così era assolutamente censurabile, nei giorni scorsi, ieri e l'altro ieri, hanno ripreso l'incrocio e hanno fatto un intervento che, seppur non risolutivo, cerca di andare incontro alle segnalazioni e alle esigenze dei cittadini. Oggi sono andato, ho fatto delle foto, spero che i lavori non siano completati così, perché ad esempio durante le attività di spostamento dei cordoli, dei marciapiedi, evidentemente con la ruspa, con tutti gli strumenti che hanno utilizzato, un tombino ha ceduto, è stato riposizionato, ma non c'è il buco e quindi in prossimità del tombino si formano delle pozzanghere, perché lì non c'è più lo scolo nella fogna. Quindi faremo poi, spero, farò io un sopralluogo, insomma, e produrrò delle foto in modo tale da chiedere al comune di far sistemare anche questo tombino. L'altra questione è che l'intervento, seppur migliorativo, e dovremo vedere quanto sarà migliorativo, non sarà mai quello che il consiglio di zona auspica, perché c'è sempre la presenza di uno dei pali dell'impianto semaforico che deve essere messo in sicurezza, e quindi c'è comunque un'isola, diciamo un marciapiede a forma di isola, per proteggere il palo del semaforo. Bisognerebbe vedere se questo semaforo può essere arretrato e può essere modificato l'impianto semaforico dell'incrocio. Io ho fatto un primo sopralluogo e ho visto che l'impianto, il palo in questione, ha sia il semaforo per il tram, sia il semaforo per le auto, quindi ha due lampade, penso che sia questo il termine. Allora, quello del tram può essere tranquillamente spostato più indietro, perché la linea di arresto del tram è diversi metri dietro l'incrocio, per permettere ai pedoni che attraversano la strada di passare in sicurezza. Quindi il tram si ferma prima, molto prima dell'incrocio, quindi si può spostare indietro quel palo. Per quel che riguarda invece quello delle auto, si potrebbe adottare la soluzione che è stata utilizzata per l'altro incrocio molto vicino, quello di Ponale Suzzani. È stato rifatto l'impianto semaforico con il semaforo alto, quindi in mezzo alla via, che quindi è molto visibile e permetterebbe di togliere quel palo semaforico. Questo farebbe sì che quel piccolo cordolo potrebbe essere ulteriormente rimpicciolito, allargando ulteriormente la carreggiata della strada, per permettere far transitare due auto contemporaneamente. Comunque, diciamo che un primo tentativo è stato fatto, vediamo il riscontro di questi lavori, e poi eventualmente chiederemo al comune di studiare qualcos'altro per migliorare ulteriormente la situazione. Grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Intanto sono contento che si sia risolto il problema, l'annoso questione dell'incrocio testi Ponale. Io ho alcuni documenti che per questione di tempo non leggerò tutti, però voglio soffermarmi un attimo sulla questione dell'incrocio, perché quello che ha detto Pina è vero, ma c'è anche dell'altro. Innanzitutto ringrazio i cittadini del quartiere, che tutti
tutti quanti, senza far distinzione di schieramento, hanno sostenuto la battaglia sia dentro e fuori dall'aula, perché solo così, e devo dire ahimè, solo così abbiamo potuto risolvere questo problema. Dico ahimè perché rimango un po' deluso dalla politica anche di questo palazzo, che per 2 anni e mezzo ha sì portato avanti la richiesta, ma non ha quasi mai in maniera incisiva fatto quel gioco di squadra che doveva portare molto prima questo intervento, che tra l'altro è un intervento di 3-4 ore, quindi interventi minimi sia nei costi e sia anche nell'opera che è stata fatta. Il problema è un altro. Io voglio velocemente dirvi cosa è successo. Il 9 gennaio sono intervenuti per fare la rimozione della banchina. La mattina stessa sono passato, perché felice di questo, ho verificato, in effetti stavano rimuovendo la panchina. La sera, quando sono rientrato e ho trovato un operaio, le ho chiesto cosa avrebbero rimosso. Purtroppo l'operaio mi ha detto: guardi, io volevo anche rimuovere questo pezzo, quello, l'ultimo pezzo dell'appendice, quello che creava poi il problema, ma l'ingegnere che firma mi ha detto di no. Quindi hanno demolito il 9, questo, tutta la banchina più l'ultimo pezzo l'hanno demolita, ma l'ingegnere ha fatto ricostruire lo stesso giorno il pezzo che pareva dovesse essere rimosso. Quindi praticamente cos'è successo? Un lavoro non finito, ma probabilmente un lavoro che doveva essere fatto così. Poi il 14 di gennaio usciva il mio pezzo dei cittadini, il pezzo anche firmato da me, sul problema dell'incrocio, dove delusi chiedevamo al comune, sì, grazie dell'intervento, ma il problema è rimasto, perché il problema è rimasto, quindi l'ingorgo, l'imbuto era rimasto. C'è da sottolineare che sul giorno, potete leggere, gli uffici del comune di Milano dichiaravano che non si poteva fare altrimenti per questioni di sicurezza e che si sarebbe risolto in maniera diversa intervenendo sulla viabilità. Strano, ma il 15 invece usciva una squadra per intervenire a fare quello che il comune aveva detto che non avrebbe fatto. Qual è il problema? Premesso che io sono felice a nome anche dei cittadini, ma il problema è questo: è una cosa strana che è successa, quello che è successo all'incrocio testimoniale, molto strano, perché probabilmente, e io vi dico probabilmente ma lo so perché ho parlato con alcuni tecnici in comune, l'ingegnere non faceva questo intervento se non arrivava un qualcosa di più pesante, per dirle tutta, una firma di un assessore che dava l'ordine e la disposizione di intervenire anche contro determinate situazioni. Questo è grave. Grave perché? Perché si è intervenuto su pressione politica, ma non una pressione dei cittadini che volevano l'incrocio libero dallo smog e dal traffico, ma una pressione politica che è nata dalla paura, dal timore di aver fatto una cazzata incredibile, di poterla poi forse pagare in altri termini. Questo è il grave. Ripeto, noi siamo felici che sia, e mi chiedo come mai un intervento così corto, così di poca spesa, abbia dovuto far morire, dannare i cittadini per 2 anni interi. Io me lo chiedo. Chiudo e passo oltre. Ricordo al Presidente, noi eravamo in attesa di riscontri, interrogazioni, segnalazioni, interpellanze, gruppo Lega Nord. 65 giorni fa, quasi 65, il consigliere Bastoni presentava un'interrogazione comunale per chiedere al Comune il motivo per cui gli assessori, la Giunta, non rispondevano alle nostre interrogazioni. Ahimè, e io lo capisco, il Comune non ha risposto perché probabilmente, che cavolo ci risponde? Come fa a rispondere? Perché io capisco l'imbarazzo del comune. Non abbiamo avuto ancora il riscontro. Lo sapete anche voi che le interrogazioni comunali hanno tempo 30 giorni dalla data di presentazione.
e devo anche dire che negli ultimi due anni ho sempre avuto le interrogazioni a 30 giorni, 31-32. Questa del 9 novembre non c'è. Allora, abbiamo presentato, non come gruppo Lega Nord, in comune, visto che qua non ci rispondeva, un'interrogazione al sindaco, che il comune chiaramente, io capisco l'imbarazzo perché non so cosa potrebbe scrivere, non ci ha risposto. Questo per dirla tutta di quanto è la politica della trasparenza e del coinvolgimento della cittadinanza. Passo oltre e vogliamo presentare, leggerò solo la mozione, perché la segnalazione della richiesta dell'orologio della scuola materna, che non funziona da alcuni anni, a voce dei genitori, chiediamo venga sistemato. L'altra è un'interrogazione urgente, questa è importante perché chiede al comune, chiede agli assessori e ai settori di partita di intervenire sul problema della scuola di via Thomas Mann, sul vialetto d'ingresso, dove tutte le volte che piove i bambini devono farsi il vialetto con i piedi inzuppati. Sappiamo che gli interventi non sono così semplici, chiediamo però delle soluzioni provvisorie. Non so se è un'interrogazione da presentare qua a voi o a sollecitare la preside, però sarebbe carino che il comune o chi per esso mettesse delle assi nei giorni in cui piove e diluvia, così per risolvere in parte questo problema, perlomeno andare incontro ai bambini, ai piccoli. E questo l'ho avuto come sollecitazione da parte dei genitori che avevano visto la delibera comunale e tutte queste carte, e mi hanno detto: ma io le ho guardate, i tempi non sono così immediati, perché sono interventi complicati, tra l'altro c'è di mezzo l'università, quindi si dovrà arrivare a una soluzione probabilmente in tempi medi lunghi. Allora, però, Santissimo, diamo segno di una certa presenza, perlomeno in queste piccole cose, perché questo è l'importante. La gente vuole sentire anche l'interesse, la disponibilità da parte dell'amministrazione. L'altra invece interrogazione importante, anche questa, e che vuole fugare tutti i dubbi della cittadinanza del quartiere di Guardia di Cocca, è relativa alla caserma Goffredo Malegno. Il gruppo Lega Nord aveva già presentato un'interrogazione, non ha avuto risposta, l'ha avuta risposta sì l'interrogazione del Comune di Milano, dove l'assessore Maiorino, l'assessore Granelli ci raccontavano che stavano aspettando, su richiesta, di poter prendere in carico la caserma per destinare anche forse a un centro di accoglienza ai nomadi o ad altro. La risposta diceva che doveva essere fornita dal Ministero della Difesa questo luglio, non abbiamo avuto più nessun riscontro, abbiamo chiesto di fare un sopralluogo e anche lì mi picche, non c'è arrivato nessun riscontro per capire cosa succede dentro là, perché giungono delle voci abbastanza preoccupanti. L'interrogazione invece verte nel capire quali decisioni ha preso il Comune e a che punto sta questo progetto e la risposta da parte del Ministero della Difesa. Invece la mozione riguardo al degrado che abbiamo vissuto nei giorni di Natale, nelle feste subito dopo, del degrado della città, che ha trovato veramente una situazione alquanto veramente di emergenza, una città quasi paragonabile a Napoli, a Roma, una città in quei giorni sì. Allora andiamo a leggere la mozione, diciamo: premesso che il mantenimento dell'igiene, chiedo scusa che sto chiaro, io la faccio urgente, chi vuole firmare la firma, la facciamo urgente, che il mantenimento dell'igiene pubblica e il decoro cittadino di una città sono condizioni fondamentali per garantire una migliore qualità della vita e sicurezza della cittadinanza. Premesso che il Comune di Milano, tramite l'azienda ANSA, che è una sua municipalizzata, assicura il servizio di pulizia delle aree e delle vie pubbliche della città, considerato che ci sono strade, marciapiedi e aree pubbliche in zona 9, che nonostante l'impegno e il lavoro del personale ANSA, versano in condizioni di grave degrado ambientale a causa dello sversamento e l'abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuti, anche di tipo ingombrante, considerato che
questa grave condizione di antigenicità ormai divenuta cronica situazione, tanto da compromettere la salute dei cittadini e il ricordo urbano della città, questo in molte zone di Milano. Poi abbiamo delle foto, cari colleghi, ravvisando che i possibili provvedimenti amministrativo penali da attivare per affrontare la grave situazione di degrado generatosi nei nostri quartieri sono di competenza del Comune di Milano, appurato che vigono norme che regolano e quindi sanzionano chi abbandona i rifiuti in aree non autorizzate o nei modi non conformi a quanto previsto, appurato che in molte zone di Milano ed in particolare in zona 9 sono installate telecamere di sicurezza, appurato che dalle linee guida per i comuni che vi allegherò in materia di videosorveglianza all'annuncio del provvedimento garante della privacy 8 aprile 2010 si può evincere che l'autorità del garante della privacy ha profondamente modificato in senso migliorativo il già citato provvedimento nella parte del capitolo 10 relativo al contrasto dell'abbandono dell'immondizia, appurato che questa grave condizione pare non essere imputabile ad ANSA ma alla maleducazione e civiltà di chi in ogni momento della giornata sversa abbandona i rifiuti in aree non indone come strade, giardini e marciapiedi, si chiede al presidente di zona 9, al sindaco di Milano, all'assessore all'ambiente di intervenire con urgenza affinché la questione venga trattata con tempestività, coinvolgendo l'azienda AMSA, il consiglio di zona 9, l'ASL, la polizia locale, la GEF e tutti gli attori competenti in materia, affinché si individuano le soluzioni più adatte alla prevenzione e repressione di tali reati commessi contro la salute pubblica e l'ambiente. Inoltre si chiede al Comune di Milano di utilizzare le telecamere presenti nella zona 9 per l'individuazione degli autori di tali reati affinché siano perseguiti e puniti a norma di legge. Allora, noi abbiamo presentato questa mozione perché crediamo sia importante agire per il bene comune e per la pulizia della città. Voi fate come credete, la Lega sta sul pezzo e sta con i cittadini. Grazie. Su quale pezzo? Su quale pezzo? Quello di Sardegna. Consigliere Simi, ricorda tutti i consiglieri che interverranno, così come già esplicitato anche durante la conferenza dei capigruppo, e spero che i capigruppo abbiano riferito ai propri consiglieri, che nella prima ora è dedicata a interventi vari e mezz'ora ai cittadini, poi chiaramente ai consiglieri. Chiedo ai consiglieri di essere abbastanza stringenti nella presentazione dei documenti per dar modo a tutti, maggioranza e opposizione, di poter intervenire. Sì, grazie, buonasera a tutti. Niente, visto che è la prima seduta dopo il periodo natalizio, volevo semplicemente aggiornare il Consiglio relativamente ad alcune problematiche che sono, diciamo così, all'ordine del giorno. Allora, per quanto riguarda M5, le ultime informazioni sono che l'apertura potrebbe essere orientativamente tra il 20 febbraio e la fine di febbraio del 2014, esatto. Chiaramente mi riferisco alle due fermate di Isola e Garibaldi. Contestualmente, come vi ha forse già, anzi sicuramente vi ha già anticipato chi era presente in commissione commercio settimana scorsa, il presidente Quattrociocchi, l'amministrazione comunale sta cercando di organizzare una festa all'isola per l'avvenimento, per cui ci sarà un'iniziativa di questo tipo perché coinvolge cittadini, commercianti, eccetera, eccetera. No, dovrebbe essere all'isola, diciamo così, una parte all'isola, una parte a Garibaldi, però non in mezzo, non lo so, vedremo. Poi, per quanto riguarda il regolamento edilizio, invece, il regolamento edilizio è stato approvato dalla giunta municipale il 13 dicembre ed è andato in discussione in commissione urbanistica presso il Consiglio Comunale la settimana scorsa. Nella prima seduta della commissione urbanistica è stato fatto un
un'ipotesi di lavoro per quanto riguarda il Consiglio Comunale, secondo il quale in un paio di mesi dovrebbe essere in questo modo conclusa la discussione per portare poi eventuali ulteriori modifiche al testo. Per concadenza settimanale, sì. Anche questa settimana c'è stata un'audizione, la settimana scorsa era un'audizione diciamo generale, la prima, poi questa settimana era con alcuni ordini professionali, poi ci saranno le parti sociali e così via. Per cui ritengo che se tutto va come deve andare, che non c'è ostacolo, non si ostacolerà la discussione della condizione del bilancio, per rimanere non tratta potrebbe essere approvato definitivamente il regolamento edilizio. Cosa che noi abbiamo già visto, abbiamo già in qualche parte analizzato. Mentre invece per quanto riguarda le nostre vicende, il Comune di lunedì, come avete già visto, ci sarà una terza commissione territorio che riguarderà le linee programmatiche per l'anno 2014. Stamattina è arrivato un permesso di costruire che verrà messo all'ordine del giorno insieme lunedì. Per cui lunedì commissione territorio dalle 18.30 alle 20 con l'ordine del giorno, prima le linee programmatiche e poi questo permesso di costruire. Poi finisco dicendo che tra le altre questioni sono state già citate alcune informazioni sul territorio da parte di due consiglieri, comunque mi sembra giusto riferire all'Aula in forma diciamo ufficiale la questione degli interventi relativi alla mobilità, alla viabilità e all'incrocio testiponale. Voi sapete che tutta la sistemazione, la rimessa in pristino della via spetta a M5 come project financing dell'intervento. Ci sono dei problemi tra l'amministrazione comunale e l'operatore su alcuni temi, anche sulla la risistemazione, la rimessa in pristino degli incroci, delle linee tranviarie in superficie, della viabilità. All'interno di questo rapporto, come avevamo detto prima dell'intermezzo delle feste natalizie, avevamo detto che entro la fine dell'anno avrebbero fatto anche quell'incrocio come sistemazione. In realtà i lavori si sono protratti nella prima quindicina di gennaio. La questione è stata verificata come parzialmente negativa la risoluzione del problema, tant'è vero che a seguito di quell'intervento il 13 di questo mese il Consiglio di Zona ha mandato una lettera di fuoco all'assessorato chiedendo di modificare il lavoro eseguito dall'appaltatore, in quanto non era né sicuro né faceva il caso, cioè non era stato fatto in maniera a nostro giudizio regolare quello che serviva, perché come già detto anche il consigliere Bina era stato fatto in un certo modo che non era idoneo alla svolta sinistra. So che tra il giorno 13 era lunedì, so che è stato richiamato nel cantiere l'impresa e ha rimodificato tra ieri e l'altro ieri l'incrocio. Ho fatto recuperare uno dei verbali dei tecnici che avevano esaminato la problematica e andando a rileggere, cosa che io non condivido, però mi sembra giusto e corretto sviluppare anche questo tema, i tecnici dicono che l'intervento che è stato fatto non è risolutivo, ognuno ha le sue opinioni. La proposta che ci faranno, discorsivo, non sul progetto ovviamente, è quella di trasformare le Conali in doppio senso. Sostengono che è l'unico sistema per risolvere la questione dell'attraversamento col semaforo ovviamente, sia del mezzo pubblico che dei mezzi privati tra le due parti di Viale Fulvio Testi. Ora, evidentemente un intervento così pesante per il quartiere non è un intervento da prendere sotto gamba. Io mi riprometto, una volta che eventualmente lo valutiamo insieme, di aprire un approfondimento su questo tema in commissione ed eventualmente poi valutare come comportarci su un'ipotesi di questo tipo.
Nel frattempo, evidentemente, valutiamo un attimo l'efficacia invece delle opere che sono state fatte per allargare la sede stradale in prossimità dell'incrocio Testi-Polane. Quindi l'incrocio adesso è stato modificato ampiamente con un calibro che consente, almeno sulla carta, l'accostamento di due veicoli, e quindi dovrebbe in qualche modo risolversi la questione. Chiaramente quando svoltano a sinistra mezzi pesanti ci sarà sempre difficoltà, perché il calibro dei mezzi pesanti e l'iscrizione nelle curve dei mezzi pesanti fanno sì che occupano più spazio dei 2,50 m della corsia, della semplice corsia. Questo è quanto, grazie. Presidente Santoiello. Grazie Presidente. Niente, volevo dare aggiornamenti sul cambio, come ha già proceduto la Presidente, che il cambio rimarrà chiuso fino a febbraio per la gara d'appalto sulle pulizie. Poi volevo fare un'interrogazione sull'area di Piazza dei Daini destinata all'asilo nido della scuola materna. Volevo richiedere degli aggiornamenti sui lavori. Grazie. Presidente Meroni. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Volevo comunicarvi che martedì scorso sono stato alla Commissione Politiche Sociali di Palazzo Marino, pari opportunità, che riguardava come tema l'audizione del dottor Locatelli dell'ASL di Milano sulla questione dei consultori milanesi. La questione è stata ampiamente descritta, è in un work in progress, perché ci sono delle possibilità di implementazione e di modificazione per quanto riguarda la struttura, l'attuale struttura dei consultori, che vorrebbe essere un po' ampliata più per il settore famiglia, ma ci sono delle contestazioni da parte degli operatori e dei sindacati. Comunque ho chiesto al Presidente Cornio di inviare tutta la documentazione al Consiglio di Zona 9. È stata inviata, adesso io l'ho girata alla segretaria chiedendogli di fare due copie, una per me e una che restasse come documentazione in consiglio. Appena avremo a disposizione questo materiale, verrà divulgato e spiegato meglio a tutti i commissari della mia commissione e a tutti i consiglieri. Grazie. Capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. E dunque, nell'ultimo consiglio di zona vi avevo aggiornato sul Seveso, e quindi della conferenza dei servizi preliminare che c'era stato riguardo le vasche di laminazione di Senago, e che sarei andato all'incontro tecnico il martedì successivo, il 16 di dicembre. Dunque, durante questo incontro tecnico sono emerse due criticità e anche qualche soggetto partecipante agli incontri che sta cambiando idea, decisamente contrario anche all'efficienza delle vasche di laminazione di Senago come primo intervento. In particolare c'è stata una presa in carico da parte del dottor Fossati, che fa parte dell'assessorato del Beccalossi, credo sia territorio, e, per quanto riguarda la presa in carico sui costi di depurazione delle acque del Seveso, perché come sapete il Seveso è il terzo fiume più inquinato d'Europa e addirittura c'è una richiesta di rientrare entro il 2027, cioè addirittura è prorogato rispetto agli altri corsi d'acqua, a cui viene chiesto di rientrare entro il 2015. Quindi questo è un punto. L'altro punto particolare su cui i consulenti di AIPO non hanno saputo dare una risposta era qual era il comportamento in caso di piena che si fermasse, non so se avete presente l'idrogramma con il tempo di ritorno a 100 anni, che magari si fermasse prima, o comunque la domanda in altra veste era: va bene che dobbiamo morire annegati con 3 milioni di metri cubi d'acqua,
Ma nel frattempo che succede? Come moriremo? No? Allora, adesso vi spiego. La consulenza, diciamo, di AIPO non ha saputo dare una risposta e l'ingegner Miller, responsabile del procedimento, ha dato l'incarico di fornire questa risposta. Intanto noi come Movimento 5 Stelle ci siamo mossi, abbiamo costruito un simulatore e abbiamo prodotto uno studio. In particolare, analizzando proprio l'idrogramma con tempo di ritorno 100 anni, idrogramma con tempo di ritorno 100 anni significa le piogge di piena previste da qui a 100 anni. Allora, cosa significa? Cosa è stato riscontrato? Che se la vasca è a Senago e quindi verrà riempita con il massimo della capacità di 35 metri cubi al secondo, avviene dopo un tot di tempo l'arrivo di 1 milione di metri cubi anni guarda, e 1 milione di metri cubi significa i danni provocati il 18 settembre 2010, che sono ammontati a 80 milioni di euro. Danni diciamo alla metropolitana, alle strutture diciamo. Allora, se invece la stessa vasca viene spostata a ridosso del Seveso, adesso l'arrivo di 1 milione di metri cubi è ritardato di 1,2 ore. Ok? Per cui la responsabilità verso cui devono rispondere chi intraprende questi progetti è: siete sicuri che 1,2 ore non è un tempo sufficiente magari per mettere in sicurezza le infrastrutture e le persone? Comunque, io la relazione di 31 pagine la deposito in consiglio di zona e è già online, quindi se vai sul blog laterblogspot.it c'è. Ok. E oggi c'è stata invece l'audizione in regione del comune di Senago e comunque tutto sembra che ci debba essere un secondo incontro con l'assessore, perché non è stato risolutivo. Grazie. Consigliere Macario. Grazie Presidente. Io volevo comunicare al Consiglio che da oggi, 16 gennaio, non farò più parte dell'Italia dei Valori, pertanto continuerò a esercitare la mia funzione politica all'interno del gruppo misto. Consigliere Ferrando. Grazie Presidente. Lascio un attimo per riprenderci dopo questa comunicazione che vedo che ha interessato molto. Grazie Presidente. Riprendo il discorso che avevo avviato nell'ultimo consiglio del 2013 riguardante i problemi, i disagi che hanno i cittadini della nostra zona, genitori di figli che devono essere iscritti alle scuole dell'infanzia. Avevo indicato, dopo l'intervento del cittadino Colmegna, che avrei lavorato alla redazione di una mozione, di un documento da condividere con tutti i gruppi sulle problematiche, appunto i disagi che si stanno riscontrando. Preparandole e lavorando in queste settimane ho riscontrato che la tematica è veramente molto, molto pesante, ci sono veramente dei grandissimi disagi. Per esempio, ho scoperto che già l'amministratore comunale ha ricevuto una petizione di più di 1000 firme, con più di 1000 firme di genitori per l'allungamento delle liste d'attesa e soprattutto il problema dei ricongiungimenti. Ora, poiché le tematiche sono ampie, il documento che proporrò a tutti sarà concentrato e dedicato al tema dei ricongiungimenti. Risulta che nel solo anno 2013 siano stati negati circa 300 ricongiungimenti, e per cui la tematica è effettivamente molto, molto pesante e molto significativa. Dovrei concludere il lavoro entro la settimana e invierò per email ai singoli capigruppo
chiedendo chiaramente il vostro contributo e poi vediamo che reazione appunto avremo. E la speranza è che per il prossimo consiglio si possa portare questa mozione, e sono sempre in attesa invece che ci sia la convocazione di una commissione per approfondire le tematiche delle scuole di infanzia che, per vostra informazione, ad oggi nella sola zona 9 hanno 300 nominativi per le scuole materne, 300 nominativi in lista d'attesa e circa 250 per nidi di infanzia, per cui evidentemente ci sono disagi pesanti per tutta la cittadinanza, per chi ha figli, insomma. Grazie. Grazie. Consigliere Tanebue. Grazie Presidente. A me spiace dire quello che sto per dire. Ma però lo devo dire. E mi riferisco a un vile attacco personale che il consigliere La Terza mi ha fatto sul suo blog, su internet. Credo che lo vedano, mi dicono, circa 800 persone, non lo so. Riferito, e si riferisce, a un commento che io ho fatto a seguito della sua relazione sul fiume Seveso nell'ultima seduta. E allora il titolo, perché io non sono capace di smanettare su quelle robe, allora qualcuno me l'ha stampato un po', ed è pieno di affermazioni false, da cui dimostra la sua incapacità di leggere, di intendere, di volere. Mi spiego. In consiglio del zona 9 abbiamo relazionato brevemente in merito allo stato di progetto delle marche di innovazione di Senago. Questo è quello che dice. Spiacevole sorpresa, il commento è sotto foto del consigliere di zona 9 Alberto Tagliabue, che, come dichiarato sul curriculum vitae disponibile sul sito del Comune di Milano al link, e quindi lo mette, lo scrive, così tutti possono andare a vedere i cazzi miei, è dirigente della regione Lombardia. E chicca della chicca, si occupa proprio di esondazioni, chissà se si occupa proprio del senso, ma il conflitto di competenze e di interessi. In queste due righe c'è tutto quello che ho fermato prima, e cioè nel curriculum vitae, andate a vederlo visto che mi dà l'indicazione di vederlo, c'è scritto che io, perché l'ho scritto io, sono responsabile di unità operativa organica da anni, cioè da quando sono nate queste figure qua, e lo sono tuttora. Gli ultimi tre anni l'ho fatta a Monza e adesso da luglio sono a Milano a coordinare, diciamo, i pirellini, le rappresentanze della regione nelle varie province. Testimoni di questo l'autista del treno sulla quale ci siamo incontrati tante volte. Ma responsabile di unità operativa organica è quadro, non è dirigente. Quindi in La Terza dimostra di non sapere le regole del gioco, che parla per sentito dire. Nel curriculum vitae viene spiegato, spiego, qual è il mio compito nella regione. Cioè mi occupo di urgenza e di sommorgenza ai fini della salvaguardia della tutela pubblica e quindi rapporti con la protezione civile e quant'altro. Allora, se uno sapesse un filo di regole da questo punto di vista, dovrebbe sapere che gli interventi di sommorgenza sono quelli per i quali occorre intervenire nel giro di mezz'ora, perché è messa in pericolo la pubblica incolumità. Faccio un esempio veloce: se cade un muro, come mi è successo a Monza, ne ho fatto uno più o meno un anno fa, la sola urgenza non è rifare il muro. La sola urgenza, quando è caduto il muro che
regimava il labbro non era di fare il muro, era mettere dei New Jersey o qualcosa che ostacolasse l'acqua, che impedisse l'acqua di raggiungere le abitazioni. Questa è la somma urgenza. Ci sono le definizioni, e le definizioni, siccome non voglio, come dire, sbagliare, e ho fatto l'ultima delibera, l'ho fatta insieme ad altri che specifica meglio le questioni, la sorgente è una cosa che deve intervenire subito, perché il differimento metterebbe a rischio la pubblica incolumità. Chi può usufruire del contributo della sommorgenza? Chiedo scusa, ma devo assolutamente proseguire e cerco di essere velocissimo. Chi può? Sono i comuni. Quali comuni? I comuni che hanno al massimo 20.000 abitanti. Perché se hanno 20.000 e un abitante, questi interventi si ricuccano loro, non interviene la regione. E io lavoro in quest'ambito. I comuni fino a 1.000 abitanti invece l'intervento è gratuito, cioè paga tutta la regione. Da 1.000 a 20.000 abitanti la regione ci mette l'80%, il 20% ce la mette il comune. E quindi l'affermazione della terza, in cui dice ma il conflitto di competenze e di interesse Milano ha più di 20.000 abitanti, o no? Quindi dimostra la sua grassa e palese ignoranza in materia. Andiamo a vedere la definizione di urgenza, perché la somma urgenza l'abbiamo detto prima, l'urgenza sono quegli interventi che possono essere differiti nel tempo, senza pregiudicare nell'immediato la pubblica incolumità. Io mi sono occupato del SEL per gli ultimi 3 anni, quando era Monza, ma per il tratto che attraversa Monza, e quindi non c'entra niente con Milano. Ma il Seveso in che ordine rientra tra queste due fattispecie? Né nell'una né nell'altra. Scusa, l'anno, ma è lo stesso. Mi sono occupato del Seveso, perché il Seveso attraversa, non sono successi calamità, ma mi sono occupato del Seveso. Ma per la parte che interessava la provincia di Monza. Il Seveso non rientra né nella prima né nella seconda fattispecie, ma rientra nella programmazione. Cioè sono quegli interventi, quell'insieme di interventi che vengono decisi ogni anno o ogni 3 anni, dipende dalla qualità, dalla quantità, dalla necessità, e per i quali si cercano finanziamenti a tutto campo. Dalla regione, dallo Stato, dalla comunità europea. E quindi nello specifico di Milano, questa paventata conflitto di interesse e competenze, ma dov'è? Ma neanche se volesse potrei. Però chi ha guardato quella roba lì, mi è nato il dubbio, anzi la certezza, che l'architetto Tagliabue lucra e si fa le creste come tutti i porci politici sulle questioni pubbliche e di ingrasso. Il grasso per altri motivi, ma non perché faccio le creste. Anche perché se io avessi una reputazione così come cerca quell'infame, che scusate, tale è, di mettermi addosso, io non sarei stato chiamato a svolgere oggi quel ruolo che sto svolgendo, cioè di coordinare 12 step nel cercare di capire le modalità migliori anche di pronti interventi per cercare di, come dire, dare trasparenza all'azione pubblica. La norma non spiega nulla, lascia libertà, dice se è successo qualcosa chiamate la vita più vicina. Bene, a me piacerebbe chiedere alle 12 step, in caso di interventi degli ultimi 10 anni, quanti viti hanno chiamato. Io sono convinto che se la stessa vita è stata chiamata. E questo è sbagliato.
Io sto cercando di fare una cosa, non so se riuscirò, ma sto cercando di farla con la collaborazione anche dei miei superiori, di far fare a tutte le esterne un bando pubblico, mettendo i criteri, per criteri ci sarà detto che uno deve raggiungere il posto nella massimo un'ora, un'ora e mezza, con i mezzi, quindi con i caterpillar, piuttosto che con le gru, che con gli escavatori e quant'altro. E poi, di fronte alla, come dire, all'evenienza, fare comunque la gara pubblica, cioè prendo i primi cinque che sono in graduatoria, che è un ex in graduatoria, li chiamo nel giro di un paio d'ore, mi faccio fare, come dire, l'offerta migliore su una, su un compito metrico che posso fare, che comunque il responsabile della STEM è capace di fare, e quindi il primo mette subito quello del comune, magari chiama qualcuno per mettergli in sicurezza, e poi, no, facendo una gara di questo tipo, per cercare di, come dire, dare massima trasparenza all'azione amministrativa. Questo è quello che sto facendo. Questo è il lavoro per il quale questa delibera, questo decreto mi hanno portato via 3 mesi di vita, perché concordare queste cose qua, devi sentire la protezione civile, devi sentire il settore urbanistica che si occupa di questa roba, devi sentire il bilancio, devi mettere veramente. E poi la cosa, non so se l'ho già detto, mi spiace se mi ripeto, ma la somma massima che c'è a disposizione per un intervento sono 75.000 euro, cioè nulla. Io mi sono sentito molto offeso di questa roba qua, e soprattutto impropriamente offeso, perché ho visto una cattiveria che va oltre la questione politica, e uno non ha mai fatto roba di questo tipo, mai. Ma stavolta ho già interpellato un paio di avvocati per vedere se ci sono gli estremi per tutelare la mia onorabilità, e quindi chiedere un indennizzo. Di Pietro si comprò 5 case sfruttando le querele. Io ho un'associazione che credo che abbia bisogno di un contributo che la terza, o attraverso il giudice o volontariamente, potrebbe conferire. Casomai vi terrò informato per il prossimo. Grazie Presidente, torno a rinnovare la segnalazione in merito alla pericolosità della pista ciclabile del cavalcavia Bussa, che termina in contromano, e della stradina adiacente alle scale e al ponte. Segnalazione che avevo già fatto nel 13 giugno scorso, a cui lei aveva immediatamente dato risposta, perché mi ha appunto inoltrato la istruttoria avviata presso la polizia locale e il settore mobilità. Però la situazione, sebbene la polizia locale e mobilità si esprimessero positivamente sull'urgenza di intervenire, anche in particolare sulla messa in sicurezza della stradina, che è percorso obbligato per raggiungere la scuola di Via Quadrio, dove passano costantemente mamme con passeggini, bambini con biciclette e pattini, e quindi mettendo sicuramente in situazione veramente a rischio la loro sicurezza. Ecco. Sebbene da parte della polizia locale e della comunità fosse stata ravvisata l'opportunità di intervento, non c'è mai arrivato una risposta in mezzo dai lavori pubblici, e non si sono visti ad oggi alcun intervento. Credo che la situazione sia diventata più sostenibile per i genitori della scuola, che correttamente si sono rivolti a noi per farsi, perché ci facessimo parte del comune. Chiedo che si faccia un nuovo sollecito nei confronti degli uffici competenti. Grazie. Consigliere Giusei. Grazie, buonasera a tutti. Ma sembra che la collaborazione con gli uffici tecnici latiti un po'. Io 3 mesi fa ho fatto una segnalazione riguardo ai dossi che si sono creati su via Val di Luci in prossimità
della biblioteca ci sono dei dossi longitudinali praticamente a metà della corsia, una delle due corsie. Che cosa è stato fatto? Sono stati messi dei cavalletti trasversalmente alla corsia, e 3 mesi fa li hanno messi perché la polizia locale ha rilevato che c'è una pericolosità sia per i motociclisti che per i ciclisti che passano su questa corsia. Basta, è finita così, l'intervento è finito così. 2 cavalletti su una via importante di Dergano che porta fino a Pellegrino Rossi e nessun altro intervento. Io mi chiedo, capisco che ci sono degli appalti, ci sono dei contratti di manutenzione, ma di fronte a a un problema del genere, perché non vengono fatti degli interventi? Perché non ci siano delle squadre apposta che possono fare degli interventi di emergenza per ovviare a questo problema? Spero che la segnalazione arrivi agli uffici tecnici, che in qualche modo intervengano per riqualificare il manto stradale. Grazie. Bando che è stato girato nel mercato del dicembre riguardo agli immobili della compagnia di Otto. Ho letto il bando perché si parla di vita condizionata, per cui potenzialmente avevo qualche amico, qualche giovane coppia che potrebbe essere interessato. Ho girato il bando e mi sono venute diverse osservazioni da parte di questi amici che l'hanno letto. Perché se vedete il prezzo degli immobili, il prezzo degli immobili parte da quello che costa di meno 356.000 euro all'immobile e si parla di edilizia condizionata al netto di IVA, costo del notaio ed eventuale costo del mutuo, perizie, costi dell'istruttoria, per cui con meno di 400.000 euro, stando belli abbottonati, non si riesce neanche a presentarsi. Io non dico che sia, sicuramente la media, c'è scritto anche nel bando che la media del prezzo al metro quadro lì è 3,2 al metro quadro, che è un prezzo assolutamente convenzionato, perché lì le case partiranno da 6.000, 7.000 euro al metro quadro, sono case di lusso assolutamente, però il punto dell'edilizia convenzionata è venire incontro all'esigenza abitativa delle famiglie, soprattutto lì si parlava comunque di giovani nuclei familiari. Allora io dico, i criteri con cui sono stati stabiliti i costi delle case risalgono a una delibera del Consiglio Comunale dell'aprile del 2000, per cui si parla ancora di Giunta Albertini. Io non sto dicendo che questo comune qua ha sbagliato, io sto dicendo che quando però si stipulano delle convenzioni bisogna imporre all'operatore, in questo caso Heinz, di avere dei tagli abitativi che siano per venire incontro all'esigenza abitativa, perché per quanto le case siano di 3 e 2 al metro quadro, ma case che hanno una superficie che parte da più di 100 metri quadri e hai comunque, sì, se le guardate, sì, più 100 metri quadri e hai l'obbligo chiaramente del box in quanto pertinenza, e chiaramente ci sono delle cifre che non vengono incontro all'esigenza per cui quell'edilizia convenzionata è stata pensata, cioè, lo ripeto, di venire incontro all'esigenza abitativa soprattutto delle famiglie meno agiate. Per cui secondo me bisogna anche ripensare un po' come questa amministrazione, e soprattutto quando si fanno le convenzioni, effettivamente quali sono i problemi abitativi. Vale la pena fare delle convenzioni per delle case in centro a Milano che alla fine hanno solo come unica finalità la possibilità da parte di qualcuno che fa la speculazione, prende l'immobile, lo tiene fermo per un po' di anni e poi lo rivende al doppio, perché il valore dell'immobile nel quartiere Isola sappiamo benissimo che non è 3,2 metro quadro ma è 6,7. Semplicemente volevo segnalare questo problema, che appunto si parla di edilizia convenzionata ma di fatto non viene incontro ai soggetti a cui questa edilizia convenzionata sarà destinata. Grazie. Ma siamo in cioè non c'è un dibattito, quindi non esistono neanche fatti personali. Nel momento in cui c'è la prima parte del
consiglio, cioè la presentazione, comunicazioni, ma non sempre dibattito, quindi se lei interviene abbiamo un dibattito, non è previsto dal regolamento. Cioè è una questione di fatto personale, non è che è stata presentata. Interverrà la prossima volta. Visto che comunque è una questione su cui credo non abbia impegnato il consiglio a discuterne. Volevo sì, solo aggiungere che poi ha fatto una comunicazione, se poi avete lei da dire o fare osservazioni la farà al prossimo consiglio. Mi dispiace ma il regolamento prevede questo. Va bene. Vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente, mi dispiace, gli aggiornamenti sono un po' numerosi e quindi richiederanno un po' di tempo. Per quanto riguarda la situazione della scuola media Cassinis, desideravo comunicare che il 7 di gennaio, in linea con i tempi previsti, è stato effettuato il trasloco degli allievi della Cassinis presso la sede provvisoria. Contestualmente è stato sgomberato la portineria della scuola di via Passerini, recuperando altri tre locali che prossimamente, nei prossimi giorni, saranno oggetto di ripristino per essere passati a laboratori. Scusate, se a qualcuno le scuole non interessano, può anche uscire così. Io parlo più speditamente, ci mettiamo meno tempo. Per quanto riguarda la situazione di via Cesari, col disagio avvenuto l'altro ieri e ieri in merito al riscaldamento, la situazione oggi ho controllato, la situazione è perfettamente normalizzata. Ho anche chiesto al dirigente se era vero che erano stati invitati le famiglie a ritirare i bambini. La dirigente mi ha comunicato che lei, come da regolamento, ha semplicemente avvisato le famiglie che la scuola era fredda ma che il riscaldamento era ripartito e che quindi le famiglie erano libere di decidere se venire a prendere i bambini nel pomeriggio o lasciarli a scuola. La stragrande maggioranza delle famiglie non è andata a ritirare i bambini a scuola. Oggi la situazione è completamente normalizzata. Più preoccupante è stata la situazione della scuola di Via Iseo, dove una perdita d'acqua dal tetto ha causato una perdita d'acqua dal tetto unitamente ad una rottura di un tubo della vasca di laminazione nel sottotetto ha causato un allagamento che ha bagnato i quadri elettrici, per cui c'è stata una mancanza di corrente per due giorni. Attualmente la situazione è ripristinata, la manutenzione ha già messo a posto i tubi rotti. In una prossima commissione prenderemo in esame la possibilità collegialmente di fare una mozione perché, diciamo, nel quadro dei lavori di ristrutturazione della scuola di Via Iseo sia previsto anche il rifacimento dell'impianto di riscaldamento, perché l'esperienza mi insegna che quando comincia a marcire un tubo, presto o tardi anche tutti quelli che sono stati messi contemporaneamente iniziano a creare problemi, quindi sarebbe importante, prima di procedere ai lavori interni, per non fare e disfare i lavori, procedere alla sostituzione delle canne del riscaldamento. Per finire, oggi sono stata alla commissione comunale educazione e partecipate, era in audizione Milano Ristorazione, il presidente Iacono ha presentato delle slide che mi farà avere e io poi a mia volta vi girerò. Tra i dati interessanti di queste slide c'era il fatto che è in aumento il gradimento, diciamo, del pasto,
non solo per quanto riguarda le rilevazioni di Milano Ristorazione, che come sapete quando uno si rileva da sé rimane sempre dubbio se effettivamente la rilevazione è corretta, ma anche le rilevazioni del sito Papami. Il sito Papami è un sito autogestito dai genitori che inseriscono all'interno i propri indici di gradimento, quindi facendo una media statistica hanno notato un aumento del gradimento del pasto. Un dato preoccupante che è emerso dalla riunione di oggi è che sembra ancora ben lungi dall'essere risolta la questione della morosità. Un dato interessante è che diciamo la stragrande maggioranza delle morosità avviene nella quota più alta, quella dei 680 euro annui. In questa fascia c'è il 60% della morosità, non totale naturalmente, cioè 60% delle persone in questa fascia hanno pagato meno del dovuto o niente o meno del dovuto. Quindi la commissione proseguirà perché non c'è stato tempo per concludere l'argomento e quindi vi aggiornerò in merito. Per finire solo una parola a nome del mio gruppo, desidero esprimere la mia solidarietà al ministro Cecil Chiang perché è sottoposta ad un attacco razzista e ignobile da parte del giornale La Padania. Grazie. Bravo, complimenti. Capogruppo Perego. Capogruppo Perego. Grazie Presidente. Questa sera dovevo presentare una mozione su Piazza Gasparri, ma la tempestività del sopralluogo effettuato oggi dall'assessore Rozza, dall'assessore Granelli, l'hanno reso, spero, ormai inutile. Vorrei quindi ringraziare gli assessori, ma vorrei ringraziare soprattutto il Comitato di Quartiere Comasina che in questi anni sta combattendo per la riqualificazione di quella piazza, e soprattutto vorrei ringraziare il Corriere della Sera che è riuscito nel grande risultato di far venire finalmente l'assessore Rozza a vedere la situazione di Piazza Gasparri dopo i numerosi e pure gli inviti che gli erano stati fatti. Grazie al Corriere finalmente oggi è presente ed è presente con, speriamo, con delle proposte che siano finalmente risolutive. Noi non presentiamo se sarà una mozione, ma vigileremo come abbiamo vigilato per un lungo tempo sull'incrocio testi Ponale, sperando che le promesse non siano le stesse promesse che da 2 anni e mezzo vedono la via Vincenzo da Serena in condizioni pietose, e continuiamo a vigilare, ma dovremmo forse vigilare ancora con più vigore su Vincenzo Sereni. Vigileremo su Piazza Gasparri, la speranza che le promesse già fatte in passato e non mantenute questa volta diventino concrete e permettano la piazza, una piazza importante per il quartiere, di poter rinascere a nuova vita. Vorrei poi inoltre esprimere la solidarietà del nostro gruppo al quotidiano La Padania, che ha subito sì il quotidiano ignominiosi attacchi da parte di forze politiche che non hanno più il senso di quello che è la libertà di stampa in Italia, e vorrei ringraziare soprattutto il Comune di Milano, la speranza che le risorse che indebitano